perché l'azienda ha deciso di disdire il nostro contratto di secondo livello per fondamentalmente minacciarci e farci firmare, perché loro hanno proposto tutta una serie di peggioramenti a livello di salario, peggioramenti a livello di diritti, togliendoci dignità. I lavoratori sono molto arrabbiati, come potete vedere, ci saranno molte iniziative, questa è una delle tante fatta dai lavoratori, perché come potete notare è iniziata dal web, quindi è iniziata dai colleghi, in tutta Italia si sta svolgendo, sia oggi che nei giorni passati che nei giorni prossimi. Lo sciopero del 13 dicembre sarà quello che ci unirà tutti in piazza, in tutta Italia, ma adesso come potete vedere i colleghi scalpitano perché sono arrabbiati e non ne possono più. Ma abbiamo organizzato questa manifestazione, questo presidio, questa festa, chiamiamola così, partendo dalla base, quindi dai lavoratori, non tagliando fuori il sindacato, perché il sindacato ci ha dato anche una mano, però come potete vedere non ci sono bandiere, quindi non c'è una figura, un colore che ha organizzato, l'unico colore che si vede è il rosso, che è il colore della Telecom, dei tecnici, ma anche ci saranno colleghi del caring, degli uffici, di tutti i reparti. Noi non siamo contro l'azienda, premesso, questa non è una manifestazione che va contro la nostra azienda, è una manifestazione, forse una delle poche in Italia, che va a favore della nostra azienda, che sono 15 anni che è sotto attacco dai vari speculatori, giusto per depredare questa azienda e togliergli un pezzettino alla volta. Siamo arrivati a questo punto perché non ce la facciamo più. Noi vogliamo salvare le telecomunicazioni in Italia, e quando dico telecomunicazioni parlo di TIM, Wind, Vodafone, 3, tutte le aziende che si occupano dei telefoni e di internet in questo paese. I lavoratori che si stavano allontanando dal sindacato hanno deciso comunque di prendere in mano la situazione e di iniziare a fare qualcosa anche loro. Il problema è proprio questo, il sindacato si fa dal basso, i colleghi ce lo stanno insegnando e quindi dal basso si prenderà tutto ciò che va bene e si porterà alle istanze sindacali. Dici i rossi sono incazzati neri, perché? I motivi sono tanti, comunque se vogliamo riassumere, come sempre i dirigenti si prendono milioni di euro di premi e tagliano i diritti e il salario ai lavoratori. Abbiamo racchiuso in questo tante cose di cui potremmo parlare. Il rinnovo del contratto prevede condizioni peggiorative sugli orari. Fondamentalmente vorrebbero un lavoro a chiamata. Su altre questioni legate ad esempio al controllo individuale della prestazione vorrebbero il lavoro a cottimo. È un problema non solo di Telecom, non solo della TIM, perché contemporaneamente c'è anche il contratto nazionale che verrà rinnovato contemporaneamente in questi mesi e chiedono le stesse e identiche cose. Tempo fa si diceva che la cosiddetta banda larga avrebbe fatto crescere il prodotto interno lordo di un punto di percentuale. Però in Italia investimenti in questo settore non ne sono stati fatti, l'unico paese che ha venduto la rete a un privato. La rete deve essere pubblica, perché la rete è una dorsale strategica di ogni paese. Nella rete passano informazioni vitali sia per l'azienda ma anche di sicurezza, perché comunque nelle nostre centrali transitano dati, informazioni, voce, che comunque riguardano anche la sicurezza del paese. Non puoi lasciare in mano la rete solo a un privato. Quindi io penso che ci debba essere una sinergia pubblico e privato. Che cosa chiedete con la manifestazione di oggi e con lo sciopero del 13? Con questa manifestazione chiediamo di poter parlare con un'azienda che vuole investire, ma che vuole investire seriamente, non che lo dice e basta, perché investire a parole sono capaci tutti. In Italia poi siamo i numeri uno. Noi vogliamo che questa azienda, siamo qua apposta per dire a questa azienda che fa, noi siamo stufi di subire i ricatti delle varie cordate che si avvicendano in questa azienda. Per quanto riguarda invece il 13, alla manifestazione nazionale indetta dai sindacati, tutti che vengono sollecitati da queste manifestazioni che partono dal basso, quindi partono dai lavoratori, a finalmente lavorare per
per i lavoratori e non decidere dall'alto e noi subire in basso.